Ciao a tutti ragazzuoli e bentornati in un nuovo video di Alan Wake Remastered. Oggi ragazzuoli proseguiamo appunto la storia principale di Alan Wake, il nostro walkthrough, e continuiamo con le disavventure, più che le avventure, del nostro Alan, il nostro scrittore che ha il blocco dello scrittore, che ha perso tutto perché non trova più la moglie, non trova più niente, nessuno. Speriamo di non incontrare Stucky. Mamma mia, cazzo sto corvo mi ha preso alla sprovvista, mi ha anche spaventato. Là in fondo c'è qualcosa, qua non c'è niente di interessante. Ecco, dietro di noi delle creature dell'ombra. Ottimo, quest'arma qua è molto molto interessante, ci darà delle grandi soddisfazioni. Ah, ecco cos'era, era un manoscritto. Ragazzi, rispetto al primo episodio non li ho ancora ascoltati questi manoscritti, ma vi prometto che nel terzo li ascolterò e vi riporterò appunto cosa dicono. In poche parole, come vi ho detto, riviviamo tutte le avventure. Ok, abbiamo aperto il cancello, poi qua non abbiamo più niente. Una bella motosega, no, ma non ci farebbe comodo. È meglio tenere i colpi, meglio tenere la distanza con questi nemici. Che rumore inquietante. Mi sa che ci sarà da combattere. Ci stiamo avvicinando. Eccolo lì, Stucky. Dove è andato? Dai, muori. Perfetto, abbiamo... Ok. Dovevo arrivare vivo alle luci della stazione di servizio. Perfetto, Stucky, l'abbiamo sconfitto, ragazzi. Penso che sia stato il boss di questa missione. Perfetto, ragazzuoli, volevo dirvi due cose. Allora, che prima di tutto, l'audio, ho visto che non è tanto alto. Ho provato ad alzare al massimo quello del gioco, appunto, all'interno del gioco stesso, ed era già al massimo. Però vedo che la mia voce un po' sovrasta tanto il... come si dice? L'audio del gioco. Fui certo di riconoscere il carro che vide a Bright Falls quando arrivai il primo giorno con Alice. E appunto, non so, magari di abbassare un po' di più il suono della mia voce. Vediamo un po' nel terzo episodio, proseguendo. Perché più che altro, come vi dicevo, sono rimasto un po' fermo anche con i Wall Trooper, il fatto che... avevo cambiato il computer, molti programmi li avevo tolti, tutte quelle cose qua. La totale follia vissuta nell'oscurità, le luci della stazione di servizio erano confortanti. Almeno per un attimo, la normalità riprese il sopravvento. E allora, per quello... abbiamo qua un altro manoscritto. E poi volevo dirvi un'altra cosa. Nello scorso episodio vi lascio le schede qui in alto in descrizione, qualcosa del genere. Comunque, ho notato che c'era un QR sulla bacheca proprio inizio gioco, ragazzi. Io l'ho inquadrato e appunto è una sorta di teaser, oppure di come qualche indizio che riguarda il secondo episodio di Alan Wake. Se volete anche voi, mettete in blocco il video. Eravamo arrivati 2 settimane prima della festa del cervo. Se il cartello era esatto, ero sparito per un'intera settimana tra la notte del nostro arrivo e quel momento. Ottimo, era scomparso. E appunto sto dicendo, mettete in pausa, ragazzi. Era un disastro. Sembrava che qualcuno l'avesse ribaltato o che ci fosse stata una rissa.
Scriverò. Continuerò a scrivere. Fuori c'è solo oscurità. Fuori dal cottage, fuori dalla storia, c'è solo oscurità. Sento la sua presenza al buio. Anche adesso sento il suo profumo nella stanza. La riporterò indietro. Sistemerò tutto. La salverò. La storia si avvererà. Se mi arrendo, è persa. Non ci posso credere. Ero io in TV e dicevo un mare di fesserie. Stavo perdendo la testa. Può anche darsi. C'è scritto leggi. Cosa avremmo dovuto leggere? Ah, qui. 68esima festa del cervo, 15-18 settembre, giochi e iniziative. Grande riffa, gara di pesca, gara di torte, competizione a sorpresa, musica dal vivo. Per i più piccoli, Charlie Zanne Lunghe, pomeriggio, e il fantastico spettacolo del mago Montgomery, sera. Non perdete la leggendaria sfilata della festa del cervo. E niente. Comunque il ragazzo sta dicendo che avevo trovato questo QR, se volete dargli un'occhiata, bloccate e lo inquadrate. Interessante come cosa, è un easter egg, ci stava. Vediamo il telefono. Polizia di Bright Falls. Oh, grazie a Dio, sceriffo. Sceriffo Sarah Breaker, lei è? Sono Alan Wake, ma senta, ho avuto un brutto incidente. Mia moglie Alice è scomparsa. Si calmi, signor Wake. Stavamo in un cottage sull'isola, su Cauldron Lake. Non c'è nessuna isola su Cauldron Lake, non dopo la grande eruzione degli anni 70. La prego, posso portarla sull'isola? Sembra abbia preso una bella botta in testa. Si sente male? Senta. Vedrò cosa posso fare. Ora salga in macchina, costeggeremo il lago e poi andremo alla stazione, ok? Signor Wake, ha visto Stucky, il proprietario di questo posto? Preferì non raccontarle cosa fosse successo nella foresta. Non mi avrebbe mai creduto e non mi avrebbe aiutato a trovare Alice. Episodio 2, posseduti. New York, 3 anni prima. Tesoro, sono tornato. Sono qui, amore. Com'è andata? Mai visto un tempaccio così. Preparati un caffè, ti rimetterai in sesto. Il caffè è su? Ottimo, grazie. Mi servirà se voglio finire entro domani. Bella casettina. Però, ragazzi, non pensavo fosse così bello. Cioè, nel senso, è come una sorta di serie TV. È molto cinematografico questo gioco. E non me l'aspettavo. E questa cosa davvero mi fa impazzire. Infatti, prima sono rimasto anche un po' a bocca aperta perché non me l'aspettavo. Adesso andiamo da Alice, la nostra mogliettina. Perché nel primo episodio ci doveva fare una sorpresa, ma non ce l'ha fatta. Anzi, sono sulla tua scrivania. Ci ha fatto una sorpresa che non ci piaceva. Pensavo ci avresti messo così poco. Sembrano ottime. Sì, finché Barry non ci mette le mani sopra. A proposito, questi qua sono tutti i libri che ha scritto. L'ultima volta. A proposito di Barry, ha chiamato. Alan! Alan controlla la cassetta dei fusibili. Lo sto facendo, tesoro, tranquilla. Presto, ti prego. Sono qui, piccola. Sto bene, sto bene.
Ma ora fa funzionare le luci, ti prego. Tesoro, è un blackout. Ho preso la torcia. Ok. Ehi. Tutto bene? Scusami, è che mi sono proprio spaventata. Stai tranquilla, accenderemo le candele. So che è una cosa stupida. È che, specialmente quando non me l'aspetto, non so, mi paralizza. Io ti amo. Raccontami una storia. Ok. Quando ero bambino avevo degli incubi terribili. Ero terrorizzato a morte dal buio. Quando la cosa peggiorò, mia madre mi diede un vecchio interruttore. Lo chiamò clicker. Il clicker, eh? Sì. Quando avevo paura del buio avrei potuto usarlo e si sarebbe accesa una luce magica che scacciava i mostri. Sì, certo. Eccolo qui. Alan. Forse aiuterà anche te. Sì, bella storia, scrittore. Te la sei inventata adesso? No, no. Davvero. Ti amo, anche se dici bugie. Grazie di tutto. Dai, il momento giusto adesso per... li lasciamo un po' alle loro faccende adesso. Bright Falls, oggi. Come si sente, signor Wake? Prova nausea, confusione o qualcosa di simile? Signor Wake, come si sente? Tutto ok, la mia testa va bene. Dovetti mentire sul mal di testa e l'amnesia. Mi avrebbe ricoverato per accertamenti. Non potevo andarmene senza Alice. Molto bene, non credo abbia una commozione, ma chiaramente lei è in stato di shock. Si riposi un paio di giorni. Grazie. Bene, signor Wake, qui abbiamo finito. Se il dolore peggiora o dovesse presentare altri sintomi, venga da me. Vi lascio dove eravate rimasti. Sarah, lo sceriffo Breaker la sta aspettando. È molto in gamba, sa? Sono certo che troverà presto sua moglie, signor Wake. Il dottor Nelson era un tipico medico di paese. Lo sceriffo Breaker l'aveva chiamato alla stazione perché controllasse la mia ferita alla testa. Ancora quella di prima? Questo qua è quello che abbiamo incontrato nello scorso episodio nella taverna? E continua a accendere. Ho provato le luci, signora Weaver. Sembra che sia tutto a posto. Non posso concedermi il lusso della compiacenza, agente Grant. Presto bisognerà cambiare le lampadine, non si possono cambiare al buio. Me ne occuperò certamente, signora Weaver. Buona giornata. Lei ha qualcosa a che fare. Sì, qui Mulligan. Sono con Thornton, alla stazione di servizio di Stachi. Di lui nessuna traccia, passo. Aspetta. Sì, qui Thornton. Abbiamo trovato il carro per la sfilata. È qui. È una buona notizia, giusto? Stachi avrebbe dovuto guidarlo oggi alle prove. Passo. Ridammelo. Qui Mulligan. Sembra che qualcuno abbia combinato un casino nel garage. Passo. Ok, ricevuto. Continuate a cercare Stachi. Passo e chiudo. Ma alla fine, quelle ombre. Lo sceriffo l'attende nel suo ufficio in fondo al corridoio. Grazie. Cioè, sono veramente ombre oppure sono comunque persone che sono possedute? Sala Breaker, sceriffo. Entriamo. Entri, signor Wake. Il suo telefono è sulla scrivania. Era giù di batteria, ora è carico. Avete già iniziato a cercare mia moglie? Ci stiamo lavorando. Posso sapere cos'è successo? Non ne sono certo. Non mi ricordo. Stavamo litigando e io ho lasciato il cottage. Il cottage a Cauldron Lake. Com'è finito nell'area di servizio di Stachi? Avrei voluto raccontarle cosa fosse successo quella notte, ma mi avrebbe rinchiuso. Mi scusi, devo rispondere. Pronto? Alan, ti prego, aiutami. Alice! Basta parlare alle autorità. Fai ciò che dico se vuoi rivedere tua moglie. Chi parla? Vai sul retro, c'è un buco nella recinzione sulla sinistra. Cerca nell'auto abbandonata. Ti ho lasciato un regalino per dimostrarti che facciamo sul serio. Liberati dalla polizia e vieni al parco nazionale di Elder. C'è un posto chiamato Lover's Peak, a mezzanotte. Signor Wake, posso esserle d'aiuto? Ho bisogno d'aria, lo sceriffo ha detto che posso andare sul retro. Certo, signor Wake, ci può arrivare dal corridoio delle celle. Ehi, capo!
Mi spiace accendere le luci. Le luci, puoi accenderle? Gli agenti non capiscono, mi ignorano. E ho bisogno di luce. Ehi! La luce mi accecò e mi fece tornare il mal di testa. L'uomo al telefono aveva detto di attraversare la recinzione a sinistra. Questa recinzione. Ok, dobbiamo andare in quella macchina che dovrebbe esserci una cosa per noi. La patente di Alice era stata riposta sul sedile anteriore. Quel tipo faceva sul serio. Barry? Al, grazie a Dio, dove diavolo eri? È da una settimana che cerco di contattare te e Alice. Mi sono spaventato. Ho preso un aereo ieri, sono qui a Bright Falls. Barry, ascoltami, sono dallo sceriffo. Vieni a prendermi, ora non posso parlare. Ma che diavolo sta... Dovevo farmi rilasciare dallo sceriffo e raggiungere il parco nazionale di Elderwood per incontrare il rapitore di Alice. Ma che storia intrigante, però davvero, ne? Bellissimo. Cioè, ti incuriosisce tanto la storia. Le sue amnesie, di questo blocco che ha. Cioè, sembra che questo blocco gli scaturisca una nuova storia. Un po' anche paranormale, se vogliamo vederlo. Lo scrittore è la luce che rivela il mondo della sua storia nell'oscurità, che lo forgia dal nulla. Così come uno scultore estrae una statua da un blocco di granito. Se mi fermo, il mondo che creo svanirà. L'oscurità se lo riprenderà. È un lungo e difficile viaggio nel buio. C'è la vita di Alice in gioco, ma non devo pensarci o impazzisco. Il terrore giunge ai limiti della percezione. Devo continuare. Qui tutto è possibile. Scriverò la storia, la salverò. Cioè, sembra che comunque noi dipendiamo dall'Alan che sta scrivendo. Magnifico, Sara. Volevo solo rimediare ai danni che i fratelli Anderson potrebbero aver causato nel corso della loro ultima spiacevole scappatella. No. Si sente un po' meglio, signor Wake? Vorrei andarmene. Sono libero di andare. Beh, dobbiamo ancora parlare di... Sono in arresto? No, certo che no. Ma ho bisogno di sapere dove alloggerà per poterla raggiungere. Eviterei il motel. Il Majestic è rinomato per gli scarafaggi. I cottage a Elderwood sono molto carini. Direi che è perfetto. Sono il dottor Emil Hartman. Avrei piacere ad ospitarla alla residenza Cauldron Lake. Ha parlato con mia moglie? Ho avuto modo di discutere la sua situazione con lei in svariate occasioni. Ha organizzato qualcosa con lei? L'ho invitata qui. La mia clinica è un luogo in cui... Stia calma! Ehi, fermi tutti! Giù le mani dal mio cliente! E lei chi è? Sono Barry Wheeler, il suo agente. Se avete dei problemi col signor Wake, parlate con me! Voi zaticoni non la passerete liscia una volta sguinzagliati i miei avvocati! Non c'è problema, Sara. Sto bene. Non voglio sporgere denuncia. Signor Wake... La mia offerta è ancora valida. Tirami fuori di qui. Che diavolo è successo, Al? Non è il caso di ripetere quella storia coi paparazzi. Pensavo ti stessero sbattendo dentro. Dovevo parlarne con qualcuno. Raccontai tutto a Barry. Pensava fossi pazzo, ma appena parlai del manoscritto cambiò idea. Il fatto che avessi scritto qualcosa, anche se non ricordavo nulla, a lui bastava. Precustava i soldi e credeva al fatto che Alice fosse stata rapita. Quanto al resto, era tutta un'altra storia. Avevo appuntamento a mezzanotte con un rapitore in un posto chiamato Lover's Peak, nel parco nazionale di Elderwood. Il piano era affittare un cottage. Non mi piace, Al, non mi piace per niente, non va bene. Anzi, è tutto il contrario di bene. Signor Wake, Barry l'ha trovato. Ciao, Rose. Oh, wow, stavo proprio pensando a lei. Oh, stavo wow. Giusto portando del caffè a Rusty. È sul balcone a prendersi cura di Max. Povero piccolo. Devo proprio scappare. È stato un piacere rivederla, signor Wake. A presto. Chi è Max? Che testa vuota. Ehi, signor spacco tutto! Non è colpa sua. È una ragazza molto carina e tra le altre cose è una tua grande ammiratrice. Ha anche un sito web dedicato a te ed è stata molto disponibile quando ti cercavo. Davvero, Al, quello che mi hai detto in macchina, ma ti rendi conto?
Come? Hai sparato a un tizio e il suo corpo è svanito? Da quant'è che non dormi? Sei fatto? Non è che hai bevuto? No! Davvero, Barry! Ho un buco di una settimana e qualcuno ha preso hai Alice! Idea è tutto di così! Quanto sia assurdo quello che stai dicendo? Non fraintendermi, è un'ottima storia! Ma quando inizi a mischiare realtà e fantasia, stai comprando un biglietto per il manicomio. Aspetta qui. Comunque tantissimi dialoghi ci sono in quel gioco qua. E noi dobbiamo incontrare il rapitore di Alice. Voglio adesso. Dove dobbiamo andare? Dobbiamo salire, andare di qua. Saranno tutte chiuse queste, sì, infatti. Una e due. Proviamo ad uscire. Ok, qua possiamo andare. Tranquillo, amico. Quasi finito. Poverino. Affitti case? Signor Wake, le stringerei la mano, ma sono piuttosto preso. Oh, bene. Mi scusi, le spiacerebbe prendere il modulo di registrazione sulla scrivania? È di fronte a Charlie Zanellume. Ok, certo. Che è... È questo il modulo che voleva? Ecco qui le chiavi. Ok, tutto in ordine, signor Wake. Lieto di averla tra noi. Grazie. Sa dirmi come raggiungere l'Overspeak? Ma certo, è alla fine del percorso naturalistico. Segua il sentiero, prima o poi lo vedrà. È facile e offre una vista stupenda. Che poi dobbiamo... Se hai problemi a trovarlo, tenga come riferimento l'antenna della radio. È proprio lassù. Che poi dobbiamo proprio andare dal rapitore a mezzanotte. Cerchi di spaventarmi, sta funzionando. Prendiamo in giro Barry. Beh, per poco non ci cascavo. Divertente, Al. Ma ora basta. Sono tutte cavolate, Al. 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 Dobbiamo dirlo allo sceriffo o chiamare l'FBI. Diavolo, Barry, la uccideranno. Questo non è un cazzo di dibattito, Barry. Andrò all'Overspeak. Mi ha detto di andarci da solo. Ok, ok, allora. Capisco. Ma sei il mio migliore amico e temo tu stia impazzendo. Dimmi come aiutarti e io lo farò. Tu resti qui e se non torno per domattina, chiama la cavalleria. Stai attento con la gente del posto, Al. Questi bifolchi sono pericolosi, odiano i turisti. Oh, sarà come in un tranquillo weekend di paura. Esci! Ok, adesso penso che ci sarà un pochino più d'azione. Ok, qua abbiamo una casa. Chissà se possiamo esplorarla, ma penso di sì. Sembra disabitata, stranamente. Avremo acquistato l'unico cottage noi. Lì c'è una luce. Che cazzo è stato? Porca vacca, che paura ho. Munizioni. Bentornati allo show, amici. Come promesso il dottor Nelson ha partecipato. Che cazzo? Dietro nel nostro studio. E dottore, che programmi hai per la festa del cervo? Programmi? Mi fai sembrare più organizzato di quanto sia in realtà. C'era qualcuno qua, un'ombra. Comunque quei manoscritti non possiamo raccoglierli tutti. La visione mi indebolì. Adesso ci sono anche le ombre con le armi. Spero proprio di no. Qualcuno mi aiuti! Aiuto! Aiutatemi! Ah, eccolo lì il ranger. Qua dietro! Signor Wake. Oh, merda. È successo. Proprio come scritto in quella pagina che ho trovato. Si è avverato. Sapeva. Così
oscuro. Tornerà per me. Deve... Le luci! Nell'ufficio! Ho le chiavi. Ok, Rusty. Tenga duro. Torno subito. Chiunque fosse stato non era lontano. Rusty aveva trovato una pagina del manoscritto. Mi avrebbe aiutato a capire cos'era successo. Nostro cucciolo. Chissà se potrebbe diventare il nostro compagno d'avventure. Speriamo di no, perché di solito poi gli animali in quei giochi qua fanno sempre una brutta fine. Perché Rusty fosse al sicuro, era indispensabile riattaccare la corrente e far tornare le luci. Vediamo qua cosa c'è, che è anche aperto. Entriamo nell'ufficio del Ranger. Ok, questa dovrebbe essere la pagina. Qua niente, questa si apre. Salvavita. Riaccendere le luci era impossibile. Ecco. Rusty! Il terreno era ricoperto di chiazze oleose che sembravano oscurità. Chi è questo? Ok, anche lui adesso. Anche lui è diventato... Abbiamo sconfitto la guardia forestale, il nostro amico Krusty. Porco. Comunque le cuffie qualche volta fanno davvero tanto. Qua un altro dovrebbe essere. Le luci sono dei punti di controllo o dei jackpot. E jackpot, checkpoint. Dobbiamo andare, mi sa, giù verso di là. Penso che saremo vicini comunque all'antenna da qua la vedevamo. Comunque, come gameplay basilare, semplice, intuitivo ed è anche efficace, cioè è anche efficace sinceramente, perché non hai mille tasti a cui pensare, pochi, ed è interessante, soprattutto il fatto della torcia, la cosa più utile che c'è. Alla fine del percorso naturalistico. Ma mi sa che non possiamo andare, anche se c'è una grotta interessante. Qualche entità, secondo me, ci sta distruggendo i lampioni. Mamma mia.
No, la prima morte che facciamo. Neanche di qua, niente. Vediamo qui se c'è qualcosa. Di solito in quegli spaziettini qui. Neanche un termos. No. Ah, sembra che la strada qua si blocchi, quindi dovremmo fare un'altra strada per andare avanti. Ragazzuoli, io direi che per questo secondo episodio è tutto. Il gioco, sono sincero, mi sta davvero piacendo, soprattutto questo fatto che è un po' anche cinematografico e quindi come se fosse anche una sorta di serie TV, e mi sta piacendo davvero tanto. Se anche a voi vi piace, lasciate un pollicione lì in su e scrivetemi nei commenti di cosa ne pensate. Ragazzuoli, passate per i miei canali social, link in descrizione, e ci vediamo nel terzo episodio. Ciao a tutti ragazzuoli!